Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ricreerò insieme a voi questo look, ma non sarà un tutorial, sarà un try on. Voglio provare insieme a voi, in realtà già l'ho provata, la palette di Anastasia Beverly Hills, la Norvina. Me l'avete chiesto in tantissimi, cioè vi ho fatto il video sulle cose che ho comprato da Beauty Bay e vi ho detto fatemi sapere che cosa volete vedere, se volete vedere la Norvina in azione, e tipo in 50.000 mi avete risposto sì! Quindi ovviamente oggi proviamo insieme questa palette. Ed inoltre da Beauty Bay avevo comprato anche questo set di pennelli di BH Cosmetics e proverò anche questo insieme a voi. Per tutte le considerazioni andate alla fine del video, vi dico tutto quello che penso sia sul set di pennelli sia sulla palette di Norvina, e se volete vedere come realizzare il trucco che indosso in questo momento non vi resta che guardare il video. Ricordatevi che come sempre tutto quello che ho utilizzato all'interno del video e quello che indosso lo trovate scritto qui sotto nell'info box. Inizio mettendo un correttore compatto sulle mie occhiaie, utilizzo quello di NARS. Ora metto su tutto il viso il Bourjois Healthy Mix Foundation, uso il colore 52 e lo mischio con un pizzico del colore più scuro che è il 56. Voglio provare a stenderlo con il pennello numero 3 dal set di BH Cosmetics. Mi sembra si comporti molto molto bene per applicare il fondotinta. Diciamo, l'unica pecca è che è un po' piccolino, quindi bisogna lavorare più a lungo il fondotinta rispetto a un pennello più grande. Ora applico il Bourjois Healthy Mix Concealer, questo qui è nel colore Light. Fisso tutta la mia base con una cipria in polvere libera, utilizzo la spugnetta per fissare il contorno occhi e poi provo il pennello numero 2 per metterla sul resto del viso. Come pennello per applicare la cipria mi sembra molto carino, ma ora voglio provare sempre con lo stesso pennello ad applicare la mia terra abbronzante e vedere se lavora bene anche in questo caso. Mi sembra si comporti bene anche con la terra, però sinceramente lo preferisco per applicare la cipria. Trovo che sia leggermente difficile sfumare la terra su una superficie ampia perché il pennello è abbastanza piccolino e non tanto denso, però per applicare la cipria trovo sia davvero un bel pennello. Ora prendo il pennello numero 1 e con la terra con la Butter Bronzer di Physicians Formula, questa qui è molto fredda come colore, provo a fare un leggerissimo contouring, nulla di troppo esagerato. Schiaccio leggermente il pennello, è una cosa che faccio quasi sempre quando realizzo il contouring. Mi sembra si comporti bene. Questo qui credo sarà il mio pennello preferito, vedremo, adesso lo testeremo anche per il blush. Con questo pennello potete in ogni caso anche applicarci la terra e allo stesso modo anche la cipria. Dipende per cosa lo preferite utilizzare, va bene per tutti i casi. Come blush utilizzo questo qui di LA Girl, sempre con lo stesso pennello. Vediamo. Sì, per il blush è molto molto carino. Potrebbe diventare tipo un mio pennello preferito, questo qui. Per l'applicazione dell'illuminante voglio provare il numero 4, utilizzo lo Strobe Light di Milani. Se state cercando un illuminante low cost, prendete questo perché è pazzesco, costa intorno ai 10 euro, non è proprio bassissimo come prezzo, ma vi posso assicurare che è molto più bello di tanti illuminanti super costosi. Lo metto qui sullo zigomo, però non mi mantengo su questa striscia, ma lo sfumo un po' su tutto lo zigomo, così è un effetto luminoso più diffuso. Realizzo velocemente le sopracciglia, questo qui che è il numero 13 è un pennellino perfetto per le sopracciglia, ma voglio dire non deve fare nulla di particolare, e ci vediamo tra un secondo. E finalmente siamo giunti al momento in cui proveremo insieme la Norvina di Anastasia Beverly Hills, ve la faccio vedere da vicino, è questa bellissima palette. Qui sopra ha tutti ombretti luminosi, mentre sotto ha tutti ombretti opachi. Non l'ho ancora toccato, cioè ho sgocciato qualche ombretto nel video in cui ve l'ho fatta vedere, però ancora non li ho provati sul viso. Prendo il pennello numero 8 dal set e utilizzo il primo ombretto qui sotto che si chiama Base. Lo metto sotto il sopracciglio e sull'angolo interno dell'occhio. Questo colore in realtà non è completamente matte, ma è più un satinato, cioè vedo che è luminoso ma senza pagliuzze all'interno. Sotto il sopracciglio è un colore che mi piace tantissimo. Credo che anche Soul,
alcuni di questi ombretti opachi in realtà contengono tipo una, cioè non contengono, sono leggermente luminosi, non hanno glitter, però riflettono un po' la luce. Ora prendo il pennello numero 5 e Incense, che è questo marroncino freddo qui, lo metto nella piega dell'occhio come colore di transizione. Come la Soft Glam, gli ombretti si sbriciolano leggermente quando vengono prelevati, però in realtà durante l'applicazione si comportano bene, cioè non danno fallout, magari qualcuno sì, qualcuno sì, qualcuno sì, ma non è una cosa esagerata, tantissime altre palette danno molto più fallout. Questo qui ad esempio si sbriciola, ma cioè, cade zero sullo zigomo. E è molto molto pigmentato, cioè l'ho appena preso, però guardate, già mi fa l'ombra nella piega dell'occhio. E questo pennello mi sembra davvero carino. Sono contenta che finalmente qualcuno abbia inserito dei pennelli per applicare i colori di transizione, cioè dei pennelli da sfumatura più ampi nei set, perché molto spesso si vedono dei set completi, ma quello che mancano sono proprio i pennelli da sfumatura occhi. In tantissimi set mi è capitato di vedere questa cosa. Fighissimi, bellissimi, il prezzo va bene, ma non ci sono pennelli da sfumatura per gli occhi. In questo invece ce ne sono un paio. Ora prendo il pennello numero 6, che è quello da sfumatura più piccolino, e prendo Eccentric, però credo si dica Eccentric in inglese, non ne sono sicura, ma è questo bellissimo color mostarda scuro cammello. Lo metto più preciso nella piega dell'occhio. Vedete che in realtà non è che va a scurire la piega dell'occhio, ma va semplicemente, diciamo, a fondersi con l'ombretto che abbiamo messo prima, così la sfumatura risulta di più colori, risulta ancora più tridimensionale e ancora più interessante. Per ora gli ombretti si sono applicati in modo eccellente, impeccabile. Ora voglio mettere un pennello su tutta la palpebra mobile, sono indecisa su quale pennello prendere perché i pennelli piatti sono quelli che mi piacciono di meno all'interno dei set, cioè praticamente io ho il mio pennello di MAC 242 ed è l'unico piatto che utilizzo, altrimenti uso le dita per farvi capire. E però proveremo questo pennello che è il numero 7, voglio mettere Dazzling, questo bellissimo colore luminoso qui, su tutta la palpebra mobile superiore. Lo prelevo dalla cialdina e poi bagno il pennello, non faccio mai il contrario, altrimenti la cialdina rischia di fare quella patina che poi non riuscite a grattare via. Quindi faccio così, prendo l'ombretto con il pennello, ci spruzzo sopra un po' di setting spray, questo qui è il Glow Setter di Glam Glow, il Fix Plus di MAC, potete bagnare il pennello con l'acqua, potete bagnarlo come volete, per comodità utilizzo quello lì e poi applico l'ombretto. Allora, questo pennello non è malissimo, ma non mi fa impazzire. Ora metto un po' di ombretto sempre con il pennello dall'altra parte per cercare di fare due occhi uguali. E poi utilizzo il polpastrello per andare a pressare e rendere l'ombretto ancora più saturo. La cialdina di questo ombretto al tatto è super morbida. E il colore è bellissimo, mi piace tantissimo. Con il pennello da sfumatura più piccolo prendo nuovamente il color mostarda cammello e lo vado a passare qui nella parte esterna perché voglio unire la sfumatura opaca insieme al colore luminoso. Voglio scurire anche leggermente questa sfumatura nella parte più esterna, quindi prendo Passion sempre con lo stesso pennello e la applico qui nella parte più esterna. Questo colore è super mega pigmentato, ne ho preso davvero pochissimo e scrive tantissimo, quindi occhio. Gli ombretti di Anastasia sono pazzeschi. Cioè, davvero super mega pigmentati. Sempre lo stesso colore Passion, lo prendo con il pennello numero 10 e lo metto nella parte inferiore. Mi fermo poco prima dell'angolo interno. Sempre con lo stesso pennello prendo Rose Gold, questo ombrettino qui, e lo metto nella parte inferiore, nell'angolo, cioè non nell'angolo interno, ma nella parte iniziale. Quindi proprio nel pezzettino qui sotto dove non abbiamo applicato nulla, fino a toccare il marroncino. Pulisco leggermente il pennello sulla velina e prendo Dreamer, il colore chiaro luminoso. Questa volta lo applico sull'angolo interno dell'occhio. Lo faccio salire leggermente qui nell'angolo interno dell'occhio, così si va a sfumare nel colore che già abbiamo applicato. Ora realizzo una riga di eyeliner con l'eyeliner in penna di NYX Cosmetics.
Dopo l'eyeliner applico il mascara e le ciglia finte, ovviamente utilizzo le 252 di Ardell che devo assolutamente ricomprare. Mi devo decidere a riprenderle, tutte le volte dico no, dopo le prendo, invece sono ancora quelle sfigatelle che si stanno autodistruggendo per quante volte le ho messe. Gli occhi sono terminati, questo trucco mi piace tantissimo, questa palette mi è piaciuta tantissimo, la vedrete un sacco nei prossimi video. Per completare il look metto sulle labbra Jeffree Star, sì, Celebrity Skin di Jeffree Star. Oggi è terribile, veramente non riesco a dire una cosa giusta. E questo, ragazzi, è il trucco completato, mi piace tantissimo, mi piace un sacco come è uscito fuori il trucco degli occhi abbinato al colore del rossetto. Mi piace un sacchissimo. Allora, voglio dirvi quali sono le mie impressioni sulla palette e sul set di pennelli. Iniziamo dal set di pennelli. Non li ho provati tutti quanti, ovviamente. Non mi sembrano malissimo, non mi sembrano neanche eccezionali. Come tutti i set di pennelli, ovviamente ci sono i pennelli che mi piacciono di più, quelli che mi piacciono di meno, quelli che userò sempre, quelli che invece scarterò e non utilizzerò mai. Però se cercate un set di pennelli perché siete alle prime armi, volete un set di pennelli completo a un prezzo comunque molto buono, perché 29,90 non è per niente male per un set di pennelli così completo, secondo me potete guardare tra quelli di BH Cosmetics. Non so a lungo andare quanto durino, quale sia la qualità proprio dei pennelli, se le setole poi si staccheranno, perché ovviamente mi sono arrivati tipo l'altro ieri, è la prima volta che li utilizzo e ovviamente non posso dirvi nulla sulla durata, però le setole sono morbidissime, il manico mi sembra fatto bene, mi sembra un pennello abbastanza solido, anche se non eccezionale come magari ad esempio possono essere quelli di Real Techniques. Questi di Real Techniques si sente sono belli solidi, invece questi qui secondo me a lungo andare il manico potrebbe staccarsi, cioè questa parte qui potrebbe scollarsi, ma basta che ci mettete un po' di colla e lo rincollate insieme. Vi ripeto, se cercate un set di pennelli a buon prezzo, secondo me non è per niente male. Passiamo invece alla palette. La palette costa molto di più dei pennelli, purtroppo, però wow, cioè mi è piaciuta tantissimo, la selezione colori mi fa impazzire. Secondo me questo mese utilizzerò tipo solo questa palette e sicuramente la vedrete nel video dei preferiti, ve lo dico già adesso. Mi piace tantissimo il trucco che è uscito fuori, mi piace come si abbinano i vari ombretti tra di loro, sono facilmente abbinabili tutti quanti, cioè se dite oddio però quali abbino insieme, non so se magari creo un pasticcio perché metto due colori che non stanno bene insieme. Questi colori stanno tutti bene insieme, se prendete questo con questo, cioè potete sbizzarrirvi e creare qualsiasi look e qualsiasi ombretto abbinate, vedrete che uscirà fuori un trucco bellissimo. Mi piace un sacco anche l'idea di mettere gli opachi leggermente satinati sotto e tutti gli shimmer sopra, così nel nostro cervello risulta più organizzato e sappiamo dove andare a prendere i vari colori. Mi piace che c'è un colore chiaro da mettere sotto il sopracciglio e sull'angolo interno, ovviamente non c'è un nero come vedete, ma non è che possono mettere un nero in ogni palette. Mi piace veramente tantissimo. La qualità degli ombretti non ve lo devo neanche dire, l'avete vista nel video. Sapete che Anastasia, ragazzi, oggi non riesco proprio a parlare. Sapete che Anastasia fa degli ombretti di qualità eccezionale, si applicano davvero benissimo, sono molto facili da sfumare. L'unica cosa, scegliete voi se è un pregio o è un difetto, sono molto pigmentati. Quindi, se sapete come gestire gli ombretti, ci andate tranquilli, battete un po' il pennello e li applicate. Se siete alle prime armi, vi consiglio di prendere davvero un pizzico di ombretto, cioè io con il pennello facevo questo, adesso sto con la sinistra, non riuscirò neanche. Poggiavo appena il pennello, battevo un po' l'eccesso o lo batto qui sopra e poi lo applicavo. Avete visto quanto scrivono questi ombretti? Quindi attenzione, perché per me è un pregio, scrivono davvero tantissimo. Anche i brillanti sono super pigmentati, se li bagnate diventano ancora più belli e ancora più scriventi. Sono facilissimi da applicare con il dito, sono morbidissimi, sembrano quasi burro quando li prendete, sono davvero soffici. Secondo me Norvina con questa palette ha fatto un lavoro eccezionale. La ricomprerei? Assolutamente sì.
Stavate pensando di prenderla? Prendetela, è una palette eccezionale, fidatevi. Questo è tutto per il video di oggi, grazie per averlo guardato, se vi è piaciuto o vi ha tenuto compagnia ricordatevi di spolliciare lì in su come sempre o di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!